She's blood, flesh and bone, no types of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Tornati con le due partite di anticipo. Empoli Sampdoria 1-1 in gol Quagliarella e Laurini. Rui Costa, De Silvestri, Alvarez e Cristo Dublopoulos sono i vari ammoniti della partita. 4-3-1-2 per l'Empoli. Skurposky, Rui Costa, Ariaudo, Laurini, Zinieschi, Paredes, Croce, Saponare, Pucciarelli e Mancarone. Mentre 3-4-2-1 per Sampdoria, Viviano, Cassani, Ranocchia, Moisander, De Silvestri, Fernando, Soriano, Dodò, Cassano, Alvarez, che secondo me sta facendo delle buone prestazioni sia Dodò che Alvarez, e Quagliarella in attacco. Quindi non si sono fatte del male, mentre la sera si è giocata con Inter-Bologna 2-1, quindi un'altra vittoria. Poi c'è la Roma, molto dura secondo me come partita. In gol ancora Perisic e D'Ambrosio, mentre Brenta al 90esimo. Gli ammoniti sono Medel e Palacio, che salterà la Roma, quindi era diffidato. 4-2-3-1 per l'Inter, con Andanovic, Nagatomo, Jesus, Miranda, D'Ambrosio, Medel, Brozovic, Perisic, Eder, Ljajic e Icardi. 4-3 per il Bologna, Mirante, Mbaye, Gastardello, Maglietta, Masina, Donsa, Diavara, Taider, Rizzo, Destro, Giaccherini in attacco. Si va subito con le partite di domenica.
Partiamo subito dal campionato francese, dove si sottolinea il 9-0 del Paris Saint-Germain. Il Nantes 2-0 sull'Angers e il Lione fa 2-2 col Rennes. In Bundesliga si è giocato Leverkusen, Hamburgo 1-0, Dortmund Mainz 2-0. Si è posticipata ancora in Premier League Liverpool Chelsea, super top della partita. Aston Villa Tottenham 0-2, Vicenza Trapani 1-2. Poi si è giocato in Olanda, dove il Feyenoord vince 2-0 sul Vitesse e l'Ajax 2-2 sul Nijmegen. In Liga si è giocata Liga Valencia 1-0, Siviglia Villarreal 4-2, Atletico Bilbao Betis 3-1, Las Palmas Real Madrid 1-2. Ancora altre partite si stanno ancora giocando: Estudiantes Ginastra La Playa 1-0 delle Estudiantes, 55esimo più o meno. E alcune partite stanno ancora giocando in Sud America, sono appena iniziate non da moltissimo in realtà. Lo Sturm Graz pareggia 1-1 nel derby con l'Austria Vienna, quindi una bella partita tra le più importanti. L'Anderlecht invece vince 3-0 in casa, il Club Brugge sul Leuven vince 1-0 e lo Standard Liegi ne prende 4, quindi dal Mechelen, quindi tre più importanti club, quindi che due vincono e uno perde. Si gioca ancora in Bolivia, addirittura il Bolivar sta vincendo 1-0 sul Sucre e siamo solo al primo tempo. E lo Strongest vince 3-1 sul Real Potosi. Poi ancora si gioca ancora su alcuni campionati, come per esempio in Cile si sta giocando, mentre anche in Colombia, in Costa Rica ci sono alcune partite, mentre in Danimarca il Brøndby vince 1-0 sul Randers e l'FC di Copenaghen ne fa 6 all'Arbor, quindi veramente 6-2 finisce, sembra un punteggio tennistico. Poi si va ancora in Grecia, dove l'Olympiakos vince 3-1 sul Panathinaikos, quindi il super derby, secondo me, io su quello che chiamo la classica greca. In Lega Pro Girone A, Bassano Pordenone 1-0, Lumezzane Cremonese 2-1, Gruppo B, Pistoia Prato 2-2, Sant'Arcangelo L'Aquila 2-0, Spal Marcio Cattese 1-4, Ancona Arezzo 0-0, Siena Pontedera 2-0 e nel gruppo C Catania Juve-Stabia 1-1, Benevento Casertana 6-0, Matera Catanzaro 3-0, Messina Foggia 3-2. In FA Cup Arsenal Watford 1-2, Manchester United West Ham 1-1. Ancora si è giocata oggi anche in Messico l'UNAM 0-0 col Tigres, Cruz Azul Puebla 1-1 e il Toluca 3-0 sul Dorados. Poi se andiamo ancora un po' di partite nel campionato portoghese, si sta giocando Belenenses Braga 3-0, poi alcune partite importanti come il Nacional che vince 1-0 sul Rio Ave. Poi Steaua Bucarest Astra nei playoff championship della Liga 1 della Romania, lo Steaua sconfigge 2-0 l'Astra. Poi il Insurance League Cup in Scozia, l'Hibernian perde 1-2 con Ross County, dove gioca anche, mi sembra, Raffaele De Vita, che è un italiano. Quindi, poi ancora altre partite prima di un altro stacco: Super League Svizzera, Basilea San Gallo 4-2, Young Boys Sion 3-2, Grasshopper Zurigo 4-2. In Turchia il Fenerbahce vince 1-0 sul Kayserispor e Galatasaray sul Gengbrigi 1-1. In campionato americano si sta giocando nell'intervallo, cioè New York City, Toronto FC, per ora 2-1 si sta. I Los Angeles Galaxy perdono 1-0 col Colorado Rapids e l'Houston Dynamo ne fa 5 al Dallas, quindi veramente interessante come risultato, mentre si sta giocando anche in Venezuela, penso che a molti non interessi. Quindi si va dopo lo stacco musicale, in realtà con le partite che secondo me sono state abbastanza interessanti, come per esempio il Milan che alle 12:30 ha giocato e non ha fatto secondo me una buona prestazione, anzi proprio il contrario. Al fine del primo tempo erano 0 tiri in porta del Milan, 2 fuori, mi sembra 2 tiri fuori e un in aria 0, quindi veramente poco poco poco. Torno dopo lo stacco. Warning. Enter security access code. Thank you.
systems accessed. Activate. To me, just a little bit skinny. Why do I look to all these things?